Amici knitter, amiche knitter, buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo knitting time nel quale non si sferruzzerà nemmeno oggi. Quindi, perché si chiama knitting time, io non so proprio. Ne discuteremo di questo e altro subito dopo la sigla. Valentina che cuce la lana, cuce la lana, cuce la lana. Insomma, cari amici, care amiche, non so se riuscirò a mandare in onda puntuale il knitting time di questa volta perché mi sono ridotta all'ultimo momento perché dovevo aspettare alcune cose, non avevo il tempo per filmare. Insomma, veramente con questo grande caldo io ho i neuroni che fanno festa dalla mattina alla sera. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande, oggi sarà un knitting time ricchissimo di spunti, di domande, perché ne ho ricevute tantissime e anche desideri di chiarimenti, di discussioni ulteriori proprio sotto l'ultimo knitting time, ma non solo, sotto gli ultimi video che ho fatto. E quindi vorrei procedere molto velocemente andando verso le risposte. Come al solito, adesso impiegherò un secolo per trovare le risposte giuste. Le domande giuste in pratica. Allora, queste cose le vorrei lasciare per dopo. Lasciamolo per molto dopo. Anche questo per dopo. Allora, diciamo che l'argomento del quale volevo trattare innanzitutto all'inizio del video, perché così lo vedono tutti, perché insomma più avanti si va nel video, più la gente si stufa, magari lo vedi in 3-4 rate e io vorrei che questa fosse una cosa che arrivasse immediatamente. Dunque, riguardo al knitting time della settimana scorsa, quello che trattava della white supremacy, della questione Ravelry, di Trump, eccetera, eccetera, vi dicevo com'era la mia posizione, e molte di voi mi hanno risposto sotto lo stesso video e io vi ringrazio tutte quante. Diciamo che la stragrande maggioranza si è dichiarata d'accordo con me e condividendo quello che avevo detto e la posizione di Ravelry comunque al 100%. Una parte di voi poi mi ha posto delle questioni, delle domande, è intervenuto in un modo molto interessante, pur non essendo, diciamo, d'accordo con me al 100%, e mi piacerebbe trattare di questa cosa adesso, subito, no? Per cui sto un pochettino impazzendo per trovare le risposte giuste. Però, una delle risposte che mi è saltata all'occhio in modo più prepotente e che è molto interessante e alla quale vorrei rispondere per prima è una, scusatemi, c'è un pelo di strudel, che schifo, è una domanda di attenzione, di Lorenza, la quale mi dice. Praticamente mi ha scritto un sacco di cose, però a che modo un po' così, insomma, un po' come dire, frizzante, ecco. Però insieme a tutte le altre cose che mi dice, io troverei il passaggio in cui mi chiede quello che io trovo veramente molto interessante. Sarei molto curiosa di leggere. Se come si sono espressi alcuni noti personaggi del knitting nostrano e gestori di gruppi. Questa cosa, in altri termini, credo che me l'abbia domandata anche qualcun altro. E diciamo,
non tanto in questi video, ma in molti gruppi e anche qualcuna, ma insomma nelle domande io veramente non riesco a ritrovarlo, perché veramente erano tantissime le domande e la discussione è stata molto accesa e molto interessante. In pratica si diceva: ma di fatto questa cosa perché solo per Trump? E cioè, noi cosa c'entriamo, no? Noi che siamo in Italia non dovrebbe toccarci, è politica, siamo gruppi di maglia, stiamo parlando di maglia, questa cosa non ci tocca. Diciamo, a questa cosa io ho risposto già l'altra volta: tutti noi facciamo politica anche se siamo inconsapevoli di farlo, e quindi è anche giusta una presa di posizione in un senso o nell'altro, e non lo trovo sbagliato. La questione Trump, io vorrei dire che di recente, credo da un paio di giorni, c'è stata una specie di postilla alla policy su Ravelry, per cui diciamo è stato spiegato meglio il concetto, e comunque è normale che esca una cosa anti-Trump, diciamo, perché Ravelry è un sito americano. Da lì poi adattare questa policy a tutti gli stati che poi aderiscono, insomma, per cui insomma può coinvolgere tutti quanti, no? Ma diciamo di questa cosa magari ne parliamo dopo, perché quello che vi volevo dire è appunto la risposta alla domanda, all'interesse di Lorenza, e dice: ma la community italiana come si pone, come si pongono i gestori di gruppi? Allora, gestori di gruppi io non posso parlare di altri, perché io sono amministratrice solamente del Top Down in italiano. Noi di Top Down in italiano abbiamo preso posizione, abbiamo pubblicato un comunicato tratto da Maglia Uncinetto, dal sito Maglia Uncinetto, all'interno del gruppo, proprio per prendere posizione su questo discorso, per cui nel nostro gruppo si è fatta questa cosa, che ritengo sia sacrosanta da fare, condivisibile o no, secondo me è giusto parlarne. E so che molti non saranno d'accordo con me, molti no, ma insomma qualcuno non sarà d'accordo con me, però ci sta, insomma, l'opposizione esiste, e quindi altri gruppi non so come si comportano, e so che altri gruppi, Majakowski e Ginetto, sicuramente ha preso posizione anche questo gruppo, altri sinceramente non lo so, anche perché non li seguo, per cui non saprei dire qual è la posizione dei vari gruppi Facebook. Nel frattempo sta suonando, ma tanto ci sono i ragazzi, vanno loro. Invece quello che vorrei leggervi è un comunicato, perché noi designer italiane siamo molto, molte di noi siamo in contatto l'una con l'altra, perché il nostro è un rapporto di lavoro, ma di civile convivenza, di interesse nelle vicende una dell'altra, un rapporto umano con molte io sono anche amica, con alcune sono anche molto amica, per cui ci siamo sentite a riguardo di questa cosa, sentiti, ecco. E abbiamo stilato un comunicato che è stato redatto nei giorni scorsi e che verrà pubblicato oggi venerdì, questo lo sono sicuro, anche se adesso è giovedì, ma oggi venerdì sarà pubblicato sicuramente sul sito Maglia Uncinetto, del quale vi lascerò il link qua sotto in descrizione nell'info box, se poi volete andarvelo a leggere. E vorrei leggervi questo comunicato, perché secondo me riassume tutto quello che noi designer di maglia italiane e non solo designer possiamo dire su questo argomento, perché ascoltate. A seguito delle dichiarazioni di Ravelry e del relativo post su Maglia Uncinetto, è stato chiesto alle designer italiane e ai designer italiani in un thread su Facebook perché non abbiano mai preso posizione in merito alle problematiche di cui in oggetto. Indiscutibilmente la problematica italiana presenta delle significative differenze e peculiarità che la distinguono dalla situazione negli Stati Uniti. Per questo, oltre a dichiarare esplicitamente per il nostro apprezzamento
esplicitamente il nostro apprezzamento per la presa di posizione di Ravelry, riteniamo sia necessario fare un ragionamento specifico per la nostra nazione e l'Unione Europea. Premettiamo che molte e molti designer prendono spesso posizioni con parole e opere di cui discutono, se ne hanno voglia, con le persone a loro care, ma senza farsi pubblicità, perché ritengono di stare facendo semplicemente ciò che è giusto e dovuto come esseri umani. A volte, tuttavia, soprattutto in caso di iniziative pubbliche o raccolte fondi, noterete che le segnalano anche se off topic sui social network che utilizzano abitualmente, che siano Facebook, Instagram, YouTube e così via. La richiesta ci è comunque sembrata legittima, soprattutto in un contesto storico dove sentiamo sia necessario dichiarare in modo chiaro e incontrovertibile la propria posizione. Per questo noi firmatarie e firmatari di questo messaggio dichiariamo di essere fermamente contrarie a ogni forma di discriminazione basata sull'identità etnica, sessuale e di genere, sull'età, l'aspetto, la salute mentale e fisica e sull'appartenenza a una religione o una classe socio-economica. Ci opponiamo alla discriminazione contro le persone diversamente abili. Siamo inoltre contro sessismo, misoginia e contro il fascismo. Dichiariamo inoltre di essere contro la creazione e la diffusione di fake news, cioè bufale, e contro ogni forma di calunnia e diffamazione. Siamo a favore dell'ambientalismo e delle cause animaliste. Ad esempio, molte di noi hanno partecipato alla raccolta per un pugno di maglie a progetto dell'associazione Progetto Quasi. Chiaramente siamo tutte persone diverse con approcci, idee politiche e interessi differenti. Nessuno può fare tutto, quindi, a seconda della nostra sensibilità, ci occupiamo maggiormente e più attivamente delle cause che ci sono più a cuore, fermo restando l'innegabile rispetto di quanto dichiarato sopra. Siamo, seguono le firme, Paola Albergamo, Enrico Castronovo, Valentina Cosciani, Annalisa Dione, Sara Maternini, Maria Modeo, Alice Twain, Verusca Happy Slot. Qualora altri e altre professionisti del settore, designer con modelli pubblicati su Ravelry o sulla stampa specializzata, negozianti, aziende, volessero sottoscrivere questa dichiarazione, invitiamo a mandare la propria sottoscrizione alla mail sotto il comunicato che uscirà su Maglioncinetto, non sotto qui. Vi invitiamo, se condividete le nostre posizioni, a diffondere l'articolo utilizzando anche i tag cancelletto maglia responsabile cancelletto Uncinetto Civico. Allora, cara community della maglia italiana, come vedete ci sono alcune di noi che si sentono di prendere posizione in maniera rispettosa verso tutti quanti, ma in maniera decisa, per cui sinceramente credo che questo comunicato sia l'esempio di come noi in Italia possiamo porci in confronto, nei confronti di argomenti di questo genere. Non ribadirò ulteriormente che condivido in tutto e per tutto quello che c'è scritto nel comunicato, ma tanto voi lo sapevate già, perché nel video contro il razzismo, nei vari video che abbiamo fatto in seguito, nel Knitting Time dell'altra volta, lo sapete benissimo come la penso, quindi è così. Allora, andando più nello specifico, vorrei, e quindi Lorenza, spero che almeno questa risposta ti abbia soddisfatto. Adesso andiamo avanti rispondendo più nello specifico alle obiezioni che mi sono state fatte nei vari sotto il Knitting Time dell'altra volta. Dunque, allora, Katia, e non solo lei, mi fa un'obiezione che è anche corretta, no? Dice che per quanto riguarda Ravelry, lei dice, si è chiesta se è stato giusto, nonostante lei stessa non condivida la politica di Trump, estromettere tutte le discussioni che ne parlino, perché in questo modo
non è più una piattaforma aperta a tutti, ma quindi va contro agli ideali di inclusione e di rispetto che lei stessa, come piattaforma, diciamo, dice di promulgare, no? Nei diritti che lei dice di promulgare. Come mi dice lei, in realtà, mi dicono così la stessa cosa altre persone, tra cui anche Alessandra mi dice una cosa di questo tipo, anche Alessandra poi mi dice, infatti poi Katia spiega meglio questa cosa e dice sarebbe stato meglio scrivere una cosa no razzismo, no? Invece di dire solamente baniamo Trump. Dopodiché anche insomma ce ne sono stati diversi che mi hanno fatto questa obiezione, no? In pratica che da un certo punto di vista noi che stiamo in Europa potrebbe anche essere condivisibile questa idea, no? Dicendo noi di Trump che ci frega, no? È tutto sommato. Betty mi dice una cosa che approfondisce ancora di più, no? Ha detto che all'inizio lei era molto d'accordo su questa nuova politica di Ravelry e in realtà poi si è imbattuto in diversi video di persone straniere che ne parlavano e in particolare ha detto che c'erano delle riflessioni che l'hanno fatto un po' cambiare. Lei dice appunto che, sto cercando il punto, ecco, lei dice non tutti i sostenitori di Trump sono pro supremazia bianca, esattamente chi sostiene la supremazia bianca non è per forza sostenitore di Trump, no? Magari vive in tutt'altro posto nel mondo, concordo, paradossalmente potrebbe anche non conoscere Trump, ma allo stesso tempo potrebbe essere il peggior razzista di sempre, no? Ecco, vero, questa cosa vera, verissima, infatti. Allora, per rispondere a tutte queste persone, senza andare avanti a cercare vari altri interventi, mi pare che anche altre persone, però sinceramente anche Daniela mi pare che avesse detto una cosa del genere, insomma in tante avete, pur appoggiando in parte la decisione, e assolutamente pro questa cosa contro il razzismo, omofobia, tutto quanto, avete detto, ma insomma questa cosa su Trump è stata un po' come calcare la mano. Un'altra ragazza, di cui non mi ricordo il nome, mi ha lasciato un commento nel quale dicendo che secondo lei invece addirittura è stata Ravelry praticamente provocare questa situazione parlandone, invece non parlandone la cosa si sarebbe sedata da sola. Allora, e vorrei quindi fare una risposta collettiva a tutte queste persone e spero di includere tutte le domande e le obiezioni che mi avete fatto. Se ancora non l'ho fatto, vi prego di scusarmi, ma l'argomento è veramente molto spinoso, ostico e complicato da trattare, per cui io non sono una politica, abbiate pietà, cercate di comprendere anche che io cerco di fare del mio meglio per divulgare certe idee, ma che non sono una persona che lo fa per mestiere, no? E spero sinceramente che questo sia l'ultimo video nel quale mi occupo di politica, non perché non mi interessi del tutto, ma insomma sul mio canale desidererei anche parlare un po' di più di me e tralasciare un po' di più queste questioni, anche se sono molto interessanti, però dalle nostre parti si dice facciamo i brodi lunghi, cioè quando una cosa viene poi trattata più e più volte alla fine perde un po' di significato, no? Secondo me brevità, incisività, ne trattiamo, punto e stop, no? Per cui brevità, incisività, siamo già a 20 minuti che ne parliamo. Comunque, allora il discorso
diciamo forse da noi non è arrivato tantissimo, però a causa di queste discussioni molte persone sulla piattaforma di Ravelry, ma anche su Instagram, soprattutto su Instagram, sono state prese di mira dalla cosiddetta white supremacy, che in effetti non vuol dire che siano per forza sostenitori di Trump, ma moltissime persone attiviste, diciamo designer attiviste o molto attive, sono state prese di mira e i loro account Instagram sono stati come dire denunciati, come segnalati e fatti chiudere, e hanno ricevuto minacce, minacce di morte addirittura. Per cui stiamo parlando di un argomento che forse a noi non arriva con il dovuto impatto, però questo c'è tantissimo all'estero. Quindi se diciamo Ravelry ha sentito di fare delle comunicazioni, delle prese di posizione così forti, secondo me ha fatto non bene, benissimo, no? Non è che non parlandone la cosa sparisce, non è che non seppellendo le cose sotto la sabbia, no, cioè assolutamente bisogna parlarne di questi argomenti e sviscerarli, e proprio per combatterli, no? Per combatterli, per fare in modo che poi non avvenga nulla del genere in futuro. E riguardo a questo fatto, vorrei farvi vedere il paradosso della tolleranza, no? Il paradosso della tolleranza di Popper, e che secondo me specifica e chiarisce benissimo la questione. Praticamente Popper diceva, no? C'è un signore che dice, oddio, ho perso la foto, scusatemi. Ci sono due signori che dicono, no? Una società tollerante non può tollerare l'intolleranza, e dall'altra parte c'è un intollerante che dice, dici di essere intollerante, quindi rispetta le mie idee. Paradosso, però la tolleranza illimitata porta all'estinzione della tolleranza. Quando si è tollerato chi era apertamente intollerante, dicendo diamogli una possibilità, così colà, le persone tolleranti sono state le prime ad essere discriminate e la tolleranza è finita, per cui non esiste. Quindi, per paradossale che sembri, difendere la tolleranza richiede di non tollerare l'intolleranza. Sembra un po' un controsenso, però proprio con questo paradosso si riesce a capire che le persone intolleranti non possono essere tollerate, e con questo spero di aver spiegato ancora meglio qual è la mia posizione. Inoltre ho trovato un'altra frase che spiega molto molto bene, che forse spiega molto bene la nostra situazione. Quando sei abituato ai privilegi, l'uguaglianza sembra oppressione. Se sei neutrale in una situazione di ingiustizia, hai scelto di stare dalla parte dell'oppressore. Sono due frasi che per me in questo contesto sono veramente molto incisive, spiegano esattamente il mio punto di vista. Non occorre andare con i forconi, le bandiere, le cose, però con calma spiegare che questa cosa non va è l'unica. Basta. Ragazze, grazie della pazienza, di aver avuto tanta pazienza fino in fondo a questo discorso. Io veramente spero di non... spero di continuare a vivere in una, evidentemente io vivo un po' in una bolla, perché anche io, come molti di voi, non ho letto, non ho visto nulla di discriminatorio, nulla di razzista, nulla di omofobo a questo riguardo, che mi abbia potuto dire. Al limite avevo persone che dicevano, ma non me ne frega niente, perché in questo gruppo io vorrei parlare solamente di maglia. Beh, insomma, ok, però relativamente, cioè tutte noi dobbiamo essere al corrente di questa cosa, e quindi basta essere al corrente, ok? Dopodiché va bene. Va bene, allora io su questo argomento avrei concluso la questione. Andiamo avanti con argomenti un pochettino più allegri e un pochettino più di nostro gusto.
almeno di mio, non so voi. Allora, adesso vorrei approfondire certe cose che mi sono state dette, certe osservazioni che mi sono state fatte, certe questioni che sono state sollevate sotto l'ultimo video, quello sul giusto, punto interrogativo, prezzo del filato. Una ragazza, Monica, mi dice, molto interessante, qualche mese fa sono stata a un mercatino di prodotti naturali, ho conosciuto una ragazza che oltre a tingere stole di lino, cotone e seta, tinge anche la lana cardata e filata da lei. Mi raccontava che la lana delle pecore allevate per l'industria alimentare viene buttata come rifiuto eccezionale. Ho acquistato da lei qualche matasse e devo dire che il filato è molto morbido, i colori strepitosi. Sicuramente la lana non sarà pregiata, però perché smaltirla come rifiuto eccezionale? Cosa ne pensi? Io sono veramente dispiaciuta al pensiero che venga buttata. E oltretutto poi specifica, non era neanche tanto economica questa lana, no? Ecco. Allora, e sotto anche poi Daniela scriveva altre cose dicendo che anche lei è stata in Croazia poco tempo fa e tante persone le hanno detto che appunto la lana veniva smaltita come rifiuto speciale, no? Ecco. Allora, adesso... Allora, questione lana, questione pecora. Allora, da quello che so io, e ripeto, dalle informazioni che so io, quindi se avete altre informazioni magari scrivetemelo qua sotto, così continuiamo la discussione, perché la mia non è la legge, ma è quello che so da come mi sono informata, però potrebbe non essere vero o vero al 100%, per cui integrate o correggetemi sempre qua sotto. Allora, la pecora viene allevata per tre finalità, ecco, non mi veniva. Lana, latte, carne. Allora, in pratica, le pecore che vengono allevate per la lana hanno una carne e un latte non mangiabili, nel senso che non è che non li puoi mangiare, ma sono di cattiva qualità, perché tutta, diciamo, l'energia, sono state modificate, come possiamo dire, geneticamente, ma anche naturalmente, attraverso millenni di incroci, in modo da essere, in modo da fare che tutto il, diciamo, il buono della pecora sia incanalato nel pelo, no? Nel vello. Latte, stesso dicasi come per la lana, però per il latte. E ultima cosa invece per la carne, no? Per cui chi se ne frega del vello e del latte, vogliamo mangiare della buona carne. Quindi in realtà le pecore che si allevano per il latte e per la carne hanno di fatto un vello, visto che noi ci occupiamo di questo e quello ci interessa, hanno un vello di veramente cattiva qualità, cioè da come ne sapevo io, il vello non dico che non è filabile, ma è veramente di cattivissima qualità, e al limite si possono fare, non so, come si chiamano, le imbottiture nei muri, isolamento o cose di questo tipo, non è indossabile, è talmente ispido e talmente di cattiva qualità che proprio non può venire usato nell'industria della lana, ma neanche, ecco, per cui questa signora, questa ragazza che filava, dice che aveva una lana morbida, io non la conosco, non so nulla, però dalle informazioni che ho io, che ripeto possono essere sbagliate, questa lana, se era destinata allo smaltimento, doveva essere veramente molto molto ispida e non mettibile, cioè io l'ho toccata la lana destinata allo smaltimento, no, cioè non riesci, è come una paglietta, non riesci. A me piacciono le lane secche, mi piace la Shetland, però è veramente improponibile, cioè non riesci a filarla, per cui questo tipo di lana viene smaltito come rifiuto speciale perché effettivamente non è gestibile, non è fattibile. Dovresti incalmare di nuovo queste pecore, far migliorare la qualità della lana, però dopo, non so, la carne e il latte potrebbero risentirne a livello di qualità. Questo è quello che so io.
È un peccato che venga smaltita questa lana? Sì, perché si potrebbe farne tantissime altre cose, anche se non filarla e destinarla appunto a maglie e maglioni, si potrebbe comunque usarla per fare tappeti, per fare isolamenti, per fare, non so, tappeti per gli animali, un sacco di altre cose. E di fatto credo, anzi non credo, da quello che so, anche qua mi è stato detto, mi sono informata, ho letto, però possono essere informazioni che voi potete integrare o correggere a secondo se ne sapete di più. Da quello che so, la lavorazione di questa lana è talmente, cioè la lavorazione è, non è economicamente vantaggiosa, cioè questi manufatti, queste cose che poi ne deriveranno, non sono economicamente vantaggiosi, per cui tutto quello che tu ci fai sono come soldini buttati via, perché poi alla fine è un prodotto di cattiva qualità. Questo io so da quello che mi sono informata. Spero di avervi risposto. Un altro argomento molto interessante: Cocchi 35, spero di aver letto bene il tuo nome, e dice, fa un'altra osservazione molto interessante che poi viene anche ripresa, ma intanto vediamo questa. Dice, dopo immersioni su Ravelry con pattern italiani fatti con filati provenienti dal mondo intero, mi sono data la risposta perché le nostre filature hanno chiuso, sono in crisi. Ottimi marchi prestigiosi relegati al mondo del fa tendenza e altri a rischio chiusura. Siamo stati un popolo che è cresciuto grazie alla filatura, la crisi ha ucciso, noi diamo una mano, sono disposta a pagare di più un gomitolo, anche il doppio, purché sia made in Italy e di qualità. Ma si sa, l'erba del vicino è sempre più verde. Allora, e prima di rispondere, una ragazza ha ripreso, credo che sia questa, ha ripreso il suo discorso. Eccola, ad Arianna dice, ho notato molti filati artigianali, dice, no, a proposito delle lane italiane, anch'io mi sono posta le stesse domande di Cocchi 35, ho notato che molti filati artigianali ed ecosostenibili alla fine sono filati in Italia per marchi stranieri e che quindi esiste ancora un alto livello di esperienza locale che sarebbe meglio non accompagnare verso l'estinzione. Mi chiedo se la scarsa popolarità, visibilità dei marchi italiani sia una pura questione di moda o sia imputabile alla debolezza sul piano internazionale del mondo della maglia italiana, per esempio numero di designer e knitter. Ecco, dunque, allora, sono due argomenti collegati, uno specifico un po' di più l'altro, e trovo questo argomento molto interessante, nel senso che molte aziende hanno chiuso, è vero, il distretto del Biellese, lo saprete meglio di me, ha chiuso, è stato in crisi per anni, soprattutto per la delocalizzazione, no? È stato una parte dell'industria è stata esportata perché semplicemente anche la manodopera all'estero in certi paesi è molto più economica piuttosto che in Italia. E dopo di questo qua moltissime industrie manifatturiere anche italiane fanno lavorare il prodotto all'estero, poi se lo fanno reimportano magari con una piccolissima cosa da fare ancora e lo terminano in Italia e così possono mettere il made in Italy. Il made in Italy assurdamente all'estero è una cosa veramente molto ricercata ed è un come dire, è come un marchio di qualità, per cui noi di questa cosa dovremmo essere sempre molto fieri, no? C'è anche il pugnetto che dice la forza dell'Italia. No, mi sono in una posizione che ho assunto autonomamente. Il discorso è che noi non lo sappiamo, ma ci sono moltissimi marchi esteri, stranieri, che lavorano le loro cose in Italia. Uno su tutte, più famoso di tutti, è Rowan ha tantissima lana che viene lavorata in Italia, però poi a marchio
inglese, no? Per cui, però se guardate bene le fascette, in alcune c'è proprio scritto Made in Italy, no? Per cui c'è questa cosa. Perché questa cosa succede? Perché noi non siamo consapevoli di questa cosa? Non lo so, perché forse non ci si informa abbastanza, forse perché non c'è un interesse di andarsi ad informare su dove da dove arriva il filato che stiamo lavorando. E devo dire la verità, non è poi così semplice andare ad informarsi da dove arriva questo filato. Alcune cose si sanno solo per sentito dire, perché se uno legge la fascetta raramente è scritto, no? Ci sono delle aziende che sono made in Italy, diciamo solo di nome, e la filatura di Crosa è, da quello che mi risulta, anche qui se avete altre informazioni ditemelo, filatura di Crosa non ha più un proprietario italiano, solo il nome italiano, mi pare che il proprietario sia indonesiano, una cosa del genere, mi sembra. Stessa cosa dicasi per la Sesia. È fatto in Italia, la fabbrica in Italia, però il proprietario non è italiano, per cui cioè, è veramente made in Italy? Sì, perché viene lavorato sul territorio, eccetera, eccetera, no? Però diciamo, il discorso è un pochettino complicato da questo punto di vista. Io credo che, pur essendo una yarn snob, come voi ben sapete, e avete visto il filmato sul prezzo del filato, sapete che io, insomma, non vado molto al prezzo se c'è da prendere un filato che mi piace. Devo dire che non mi ricordo cosa volevo dire, perché ho perso il filo nel frattempo che stavo facendo tutto questo discorso. Quindi, insomma, al di là della difficoltà di informazione da reperire per la provenienza del filato, io credo che, diciamo, questo non c'entri ma non c'entri, no? Nel senso che se un filato è bello, raramente le persone si domandano da dove viene, no? Da dove viene o... Perché non è una cosa che interessa più di tanto, no? Ecco, interessa solamente una piccolissima fascia delle lavoratrici, lavoratori a maglia, no? Per cui, diciamo, non è una cosa che... di interesse, ecco, semplicemente così. Per cui, anche per questo è difficile reperire le informazioni. Allora, diciamo che come tutte le cose... Anche il mondo dei filati va alla moda, no? Per cui ci sono dei filati che sono più di moda e certi che sono un po' meno di moda. Diciamo che forse le aziende italiane, proprio italiane, quelle che lavorano, cioè quelle che troviamo nelle mercerie normali, no? Per cui parliamo, non so, di nomi tipo appunto filatura di Crosa, Sesia, Adria, o si mantengono su un tipo di filato molto tradizionale, oppure cioè si buttano su quei filati cosiddetti moda, no? Come era un po' di tempo fa, le frangette, i pompon, robe di questo tipo, però altrimenti si mantengono su un tipo di prodotto molto tradizionale che possa andare bene, tra virgolette, per tutti. In realtà, questo non vuol dire che non siano di cattiva qualità, anzi, cioè, sono dei prodotti ottimi, sono dei prodotti molto buoni, sono dei prodotti lavorati bene, tutto quanto, però, diciamo, forse un po' demodé, tra virgolette, e quindi le knitter che desiderano magari un filato che abbia un effetto un po' diverso, che usino magari... Che usi dei materiali un po' diversi. Ecco, diciamo, forse questa cosa posso dirla senza timore di venire smentita, nel prodotto italiano magari questo non si trova, cioè
costa, si trovano cose molto più tradizionali. Già trovare un'alpaca o tanto più un cammello. Cammello in Italia è quasi introvabile, ce l'aveva Adriafile, non lo fa più. Poi naturalmente adesso verrò smentita da valanghe di commenti, però diciamo forse si preferisce un filato non italiano, tra virgolette, non perché non sia italiano, ma perché si cerca un filato che abbia delle caratteristiche un pochettino più contemporanee, più interessanti, ecco, dei colori un poco diversi dal solito, che non sia il solito bianco, rosso, rosa, baby, azzurro baby, beige nero, ecco, insomma, cioè forse il poco aggiornamento, ecco, dell'industria italiana, non di tutti, mi raccomando, non è un discorso generalista, e il mio è un discorso, cioè, pardon, viceversa, non è un discorso nello specifico, un discorso generalista, cioè non di tutti i marchi, non di tutti i tipi di filati, però per moltissimi filati è così, nel senso che, devo dire, riscontro un po' di uniformità di proposte, pur avendo comunque una buona qualità, senza niente da dire, però il pubblico italiano tradizione è, diciamo, non forse tanto le persone che vanno su Ravelry, che si informano, che guardano, che sono interessate, non solo quelle, cioè non quelle di sicuro, ma la persona, diciamo, normale che va in merceria, che si compra Burda, Susanne, eccetera, vuole un filato tradizionale, no? Ecco, l'età delle persone che lavorano a maglia è alta, diciamo, nella maglia tradizionale, e quindi forse si ha meno voglia di investire su ricerca, su prodotti nuovi, perché si sa che magari non verranno apprezzati da queste persone, no? Questo è la... Allora, questa non è la verità, è la spiegazione che mi sono data io, riflettendo su quello che hanno scritto Cocchi, scusatemi, non voglio dire nomi sbagliati, Cocchi e Arianna. Quindi questo qua è una cosa. Il discorso che la maglia in italiana sia poco visibile all'estero è la verità, cioè, sono pochissimi designer che sono visibili anche all'estero, e diciamo forse non capiti come si meriterebbero, questa è una mia opinione, voi lo sapete da sempre, per quanto molti di loro, di chi stiamo parlando anche, di me, producano dei pattern di qualità a livello assolutamente con i designer più famosi a livello internazionale, e questo qua io è un'idea che ho da tantissimo tempo e non ho nessun timore di ribadirla, perché è quello che penso. Di fatto però siamo in Italia una comunità chiusa, abbiamo un gusto molto più particolare, secondo me più raffinato e più elaborato di quello che si può trovare all'estero, e sempre questo lo dico in previsione di un futuro video sullo stile italiano, e quindi può essere. Inoltre siamo poche, cioè siamo poche e pochi, nel senso che non siamo così tanti come da noi, la gente che lavora a maglia non è tantissima, per cui anche questo ha un peso a livello internazionale, non pesiamo tanto, però c'è da dire che il Made in Italy, ribadisco il concetto, è visto dagli altri come un marchio di qualità. E di nuovo con il pugnetto, beh, è visto come un marchio di qualità, come una cosa che
bella, che è valida, che è di qualità, insomma, per cui noi dovremmo, secondo me, giocare su questo discorso. Io vi dico la verità che ultimamente nei miei design mi sento molto, pur guardando molto come ispirazioni ad altri paesi, insomma, voi lo sapete, però sento che nelle mie rifiniture, nel mio modo di lavorare, ci sia tantissima Italia. Ed è un fattore che per me è fondamentale nei miei disegni, nei miei pattern, no? Ecco. Bene, allora, spero di avere risposto, spero che la risposta vi abbia soddisfatto. Se non vi ha soddisfatto, mi raccomando, scrivetemi altro. E nel frattempo io vado avanti a rispondere. Allora, tu. Questo è una cosa alla quale ho già risposto. Ah, molto bene, eccolo qui. Allora, post di Daniela, sempre a riguardo del filato. Diceva che non ha mai lavorato l'acrilicone, non è ancora molto esperta, gli accessori le riescono bene, però i capospalle un poco meno, quindi va un po' cauta nella scelta del filato per questi ultimi. Ha acquistato del filato molto pregiato per due accessori, ma non per il maglione. Ecco, dice un'altra cosa. Ecco, quando sarà soddisfatta del suo lavoro, sicuramente farà un salto di qualità anche nella scelta dei filati, perché il lavoro di un mese o più merita di essere esaltato e usato nel lungo periodo. No, però per adesso preferisce attenersi al come dire, a dei filati più economici. Allora, anche un'altra persona mi ha scritto una cosa del genere, spero di riuscire a trovare, credo che sia Clara Donatella. No, Clara Donatella mi dice un'altra cosa, alla quale in realtà ho... No, dice forse la stessa cosa, ma io sono cieca e non l'ho... Ah, ecco, dice che si sta limitando a comprare anche lei filati in fibra naturale ma economici, perché è una principiante e quando affinerà la tecnica passerà a qualcosa di più pregiato. Dopo dice un'altra cosa che invece dirò dopo. Dunque, questo è un modo di vedere le cose abbastanza comune nelle persone che si approcciano alla maglia. Non so lavorare bene, quindi scelgo un filato economico. Allora, io so che sono la famosa mosca bianca per la quale poi mi scannerete, però io vi devo dire che su questa affermazione non sono d'accordo. Io posso portare ovviamente solo la mia esperienza, per cui non... lascio il tempo che trova naturalmente, però io ve la dico lo stesso. Secondo me, proprio all'inizio voi avete bisogno di un filato di qualità. Proprio all'inizio, ecco, che non sia una roba che vi costi. Io ho cominciato a lavorando, cioè di recente ovviamente, quando ho riscoperto le cose, io ho cominciato in piena con i filati costosissimi, però diciamo una mia scelta, no? Ecco, quindi non si può imporre la scelta a nessuno. Però io ve lo dico, all'inizio, proprio all'inizio dovete scegliere dei filati bomba, cioè filati fichissimi, bellissimi, con un colore fichissimo, con una qualità altissima. Perché dico questo? Perché non per farvi spendere soldi inutilmente, ma perché di solito filati così sono, hanno una varietà enorme di pregi che altri filati più economici e più bruttini non vi possono dare. Allora, punto numero uno, sono fichissimi e vi motivano, quindi voi siete stimolati a lavorare di più per vedere il risultato con questo filato fichissimo. Punto numero due, appunto, essendo più lenti, perché è chiaro che quando uno inizia non ha quella velocità mostruosa, però essendo più lenti, voi
lavorando questo filato prezioso, bello, con dei bei colori di qualità, siete più spronati a dare il vostro meglio e quindi a produrre una cosa, più cose belle, no? Terzo, è di qualità, per cui eventualmente dovete disfare delle cose, sono più semplici da trattare, perché di solito i filati di cattiva qualità si spezzano, c'hanno i nodi, si impigliano i peli l'uno nell'altro, sono difficili da disfare, eccetera. Cioè io certi cashmere li ho sfilati tipo 3-4 volte completamente ed erano come nuovi, perfetti. Questo qua fallo con una lana economica, non lo fai. Adesso non è che tutti devono lavorare il cashmere, però dico, no, ecco. Quarto, il capo finito avrà un aspetto bello, quindi non avrà un aspetto, quindi avrà forse un aspetto anche più bello di quello che avete visto nel come si chiama, nell'anteprima, magari tante volte anche più bello del pattern stesso, quindi è molto motivante questa cosa. A livello psicologico, lavorare con filati belli, di qualità e anche un po' costosi, è molto meglio che lavorare con filati che poi vi danno un risultato e non è che vi motivano più di tanto. Questa è la mia opinione, my two cents, ecco, non uccidetemi, anzi ditemi la vostra nei commenti. E andiamo avanti, sempre di, oddio, dove è finita questa cosa, eccola, sempre di Clara Donatella, dice: quello che non farò è comprare filati tinti a mano dai filatori indipendenti, sono matasse bellissime, ma spesso hanno una percentuale di acrilico. E dice: a volte mi sembra che la lana sia più bella in matassa piuttosto che nel prodotto finito. Allora, due cose. Non è vero che tutti i filati tinti a mano hanno percentuali di acrilico, anzi, ci sono molti filati che non hanno percentuali di acrilico, ma anzi, sono assolutamente tutti naturali. E su questo quindi non sono d'accordo. Invece sono d'accordissimo sulla questione che le matasse, non tutte, ma molte matasse tinte, non solo a mano, ma anche con quei colori un po' particolari, con diversi colori all'interno, con l'effetto speckle, con l'effetto gradient, con l'effetto quell'effetto quell'altro, siano più belle nella matassa che nel capo finito. Assolutamente sì. Secondo me, so che adesso mi ucciderete, per me moltissime lane che si vedono in giro sono molto più belle, scusate c'era un pelo che volava, sono molto più belle nella matassa piuttosto che dopo nel capo finito. Questo qua, devo dire, ogni tanto io cado anche nella trappola di prendere dei filati con dei colori, wow, colori, Dopodiché lavoro il capo e dico: ma cacchio, questo effetto è bello solo se usi la maglia rasata, ma il punto legaccio, punto riso, eccetera, già se ci metti tutti i punti che piacciono a me, i punti treccia, i pizzi giapponesi, ma pizzi normali anche, diventano una vera schifezza se li mettete dentro con questo tipo di filati. Cioè il lavoro viene inevitabilmente rovinato. Non con tutti i colori, non con tutte le marche, non con tutti i filatori indipendenti succede questo, naturalmente è un discorso in generale, non nel particolare, però con tanti di questi purtroppo devo dire che ho avuto anch'io questa esperienza, assolutamente. Allora, signore e signori, sono un poco indecisa se trattare questo argomento. Allora, in realtà volevo trattare questo argomento in un video a parte, però di fatto devo dire che ho un carnet di video parecchio nutrito e non vorrei neanche abusare della vostra pazienza mettendone troppi alla settimana, eccetera. Ho fatto una bella programmazione e quindi... Però, diciamo, sono venute fuori delle questioni, nulla di grave naturalmente, delle quali
mi piacerebbe parlare e volevo fare un video molto scherzoso su questo argomento, ovvero sia la taglia unica. Volevo fare proprio un video a questo riguardo. Diciamo che però se lo dovessi trattare dovrei posticipare la programmazione di tanto, perché oramai sono programmata fin parecchio tempo, quindi lascio a voi la decisione se volete fare una cosa più scherzosa e ne parliamo nel prossimo Knitting Time. In alternativa, se volete aspettare un video molto più articolato, magari non dico tecnico perché su questa cosa è, però dovete aspettare un pochettino di più, ditemi voi a questo punto, votate qua sotto se lo volete la prossima settimana. No, perdon, la prossima settimana non uscirà il Knitting Time. Niente. Quindi, diciamo tra 2 settimane, ecco, facciamo così, se lo volete tra 2 settimane, oppure se lo volete tra un po' di più tempo, ok? Allora, non so quanto è lungo questo video, non credo proprio che sia lunghissimissimissimo, ma lo voglio fare non proprio lunghissimissimissimo, perché lo devo caricare assolutamente oggi e ci impiega un sacco di tempo. Se siete arrivati fino in fondo, non vi dico di mettere l'Oscar perché abbiamo scoperto che non c'è, anche le coppe sono difficili. Di cosa abbiamo parlato oggi? Mettete un il solito gomitolo, sono stufa, devo dire la verità, visto che è estate, mettete un pesciolino, un pesce così, a vostra scelta, va bene? Nel frattempo, che aspettiamo un altro video, voi sferruzzate più che potete. Ciao!